Buon pomeriggio e benvenuti a tutti voi. Un caro saluto alla nostra dirigente, dottoressa Gioconda Sanico, che durante l'intero anno scolastico ci ha sempre onorati della sua presenza e della sua vicinanza. Grazie per essere qui anche oggi. Grazie a voi. Un saluto all'assessore signora Anna Maria Simonetti. Io sono Elena e ho fatto parte del gruppo di lavoro che si è impegnato nella realizzazione dello spettacolo La Giungla dei Cubi. Per fare questa rappresentazione ci siamo ritrovati a scuola anche il sabato. Inizialmente temevamo di sacrificare ore del nostro tempo libero, ma da subito abbiamo vissuto questi appuntamenti del fine settimana con immenso piacere, perché abbiamo affrontato attraverso la recitazione e i canti un tema oggi molto attuale, il bullismo. Io sono Ginevra. Abbiamo visto giorno dopo giorno i nostri sforzi trasformarsi in scene divertenti e coinvolgenti. Abbiamo riflettuto sul valore della gentilezza, del rispetto, della tolleranza, dell'amicizia e della pace. Sarebbe bello se tutto ciò regnasse nel cuore di ogni singolo individuo per garantire a tutta l'umanità un mondo migliore. Noi l'abbiamo capito. Il nostro più grande augurio è quello di riuscire a trasmettere a tutti voi le belle sensazioni e le grandi emozioni che tutti noi abbiamo vissuto nel corso di questo progetto. Adesso speriamo che il risultato del nostro impegno sia di vostro gradimento, anche se dovessimo sbagliare, senza buon divertimento. Ecco, è un'isola piccolissima, Rocca Susila. Rocca che?
Se vi guardate bene attorno, potrete vedere che siamo in compagnia. Siamo in compagnia degli antenati del castello di Giorgio. Capitano, queste sono andate con la testa. Sei dunque in cia, gentile sarai, un segno.
fa migliori e vedrai che la felicità incomincia se vuoi, se più gentili saremo tra di noi. Bravo. Se non ci fate arrabbiare non faremo niente, chiaro? Signori, vi prego, convegno. Zitto straccetto, se no con te ci puliamo le ammalare. Amico mio, non piangere. Ecco, ora l'avete fatto piangere. Poverino, insensibile. L'avete fatto molto male. Malissimo. Il conte Brando è morto a causa di un enorme lampadario che gli è caduto in testa. Ehi, beh! Se l'avessi raffiato io sarebbe stato peggio. Mancato un personale sarebbe stato peggio. Mica abbiamo passato noi con la spada. Allora sì che sarebbero dolori. Signori, no, non siate scortesi. Su, via. Tu, ringrazio che sono ancora viva. Peggio! Costumato! Ma come? Ma vedi che il pallone, o se non vedi il guanto, e ha preso una spada.
è segnato qui sulla mappa. Se non tirate fuori il tesoro, vi prendiamo tutti per i piedi fuori dalla torre. Ah. E poi ci mettiamo a dare fuori ai vestiti. Ah. E poi vi lasciamo il pasto da avvoltoi. Dove sono gli avvoltoi? Ma qui non ci sono avvoltoi. No, non ce ne sono. Solo piccioni e corvi. E allora ci penseranno i corvi. Ah. E sia, sappiate però che c'è una terribile maledizione legata a quel tesoro. Ma chi se ne importa? Ma chi se ne importa? Le maledizioni ci fanno un baffo. Ha, ha, ha. Baciare per terra, dare una mano in giro, fare un salto.
Capitano, scappiamo fuori nel giardino. Abbiamo girato lo sci, ci vorrebbe troppo tempo. Siamo fritti. Siamo stati sconfitti. Dacci le parole, subito. Si dice per favore. Gentilmente, contessa, le parole, per favore, per favore. Sarai usato in intelligenza.
dirti che non ho mai nessuno ce l'ha riuscita a questa impresa. Pensavamo di essere invincibili, invece siete più forti di noi. Ci congeliamo quindi le nostre più sentite scuse e una sincera gratitudine. Bye.
bravissimi. Cioè, non pensavo che un uomo con potesse avere questi esiti, devo dire la verità. Sono stati spettacolari. Loro bravissimi nella recitazione, nel canto, nei movimenti, nel ballo, quindi hanno veramente tirato fuori tutte le competenze dei vari linguaggi, bravissimi. L'espressività. Avete avuto un'espressività veramente spettacolare. E la cura dei dettagli e dei particolari. Complimenti, cioè costumi fantastici, la scenografia bellissima, e di questo sicuramente devo ringraziare anche i genitori, perché hanno sicuramente contribuito notevolmente. Bravissima. Bravissima. E niente, anche questo, voglio dire, questa è la conclusione di un modulo PON, apprendimento e socialità. Sono contenta che abbiamo chiuso in questo modo. Devo ringraziare anche in questa occasione sia l'esperto professor Olivarese, sia la tutor professoressa Minervino. Dov'è? Ecco qua. Collaboratori scolastici che hanno comunque seguito tutte le fasi di attuazione del progetto. Ringrazio veramente, voi siete stati eccezionali. In questo momento saluto un saluto particolare, lo devo dare al professore Olivarese, perché ci lascerà, ha avuto il trasferimento, quindi gli auguro veramente di continuare così, di fare passi sempre importanti, e spero di non perderlo negli anni a venire anche per altre iniziative. Quindi un caro saluto e un applauso a lui. Vanno di salto i principi
dell'amore verso se stessi, dell'amore verso gli altri, della tolleranza e della solidarietà. Bravo, sì. Dalla manifestazione penso che possiamo autorizzarle, no? Non so cosa devono leggere, possiamo? Sì. Cari maestri, in quest'anno ci avete insegnato molte cose, come per prima cosa il rispetto, l'educazione. Voi ci avete fatto capire quando era il momento di studiare e quando si poteva giocare. Tutti noi siamo arrivati in quinta in condizioni pessime, indisciplinati e molto indietro con lo studio. Vogliamo dire solo una parola: grazie. Non ne sapevo, giuro, grazie. Grazie perché ci avete fatto capire l'importanza dello studio, quando potevamo giocare e quando no. Anche se ci avete sgridato molte volte, voi rimanete sempre il nostro cuore. Quindi grazie di tutto questo. Queste lacrime dentro di gioia nel sentire questa espressione così genuina e così sincera da bambini meravigliosi come voi tutti. Grazie. Iniziando questa lettera, le ringrazio a tutti, dal personale ai genitori. Scusate.
po' soldi. I nostri ragazzi hanno finito anche questo percorso e volevamo ringraziare tutti i professori per aver sopportato e supportato noi genitori e i vostri alunni. Volevamo ringraziare la preside per essere sempre presente nel plesso e vicino a noi genitori per qualsiasi problema. Grazie. Un grazie particolare va alla maestra Katie. Brava! Per aver tenuto duro quest'anno con la nostra classe, per essersi arrabbiata quando lo studiavano e per essere riuscita a far partecipare tutti i ragazzi alle recite, anche quella minuscola parte rende noi genitori orgogliosi. Ed ora, come faccio? Dobbiamo salutare il pilastro della nostra classe, che ci ha seguito in questi due anni, che ha preso per mano i ragazzi e li ha portati ad essere una vera vita, e noi sappiamo il perché. Vogliamo ringraziare il nostro professore per essere stato vicino ad ogni componente della classe e di averli incoraggiati a fare sempre meglio e di aver usato quella famosa chiave che non tutti riescono ad inserire nei loro cuori. Grazie maestro, con tutto il cuore. E ora, dopo aver versato qualche lacrima, vi ringraziamo con tanta stima e affetto, perché noi non ci incontreremo più su questo piano. Perché dal prossimo anno siamo a quello di sopra. Ecco, salite di grado.